Guarda, quanto è contato quel terzo set finito ai vantaggi nell'economia della partita? Chiaramente non strettamente per il punteggio finale, ma perché ne serviva ancora uno in più per portare a casa la gara. È andato così, abbiamo lottato tutte e due le squadre, abbiamo avuto alti e bassi tutte e due le squadre e loro alla fine hanno gestito meglio negli ultimi momenti la partita. Brave loro, a noi non resta niente che puntare di portare due vittorie adesso là a Bergamo, sarà difficilissimo ma non impossibile. Io, come ho detto all'inizio, credo in questa squadra tantissimo, voglio continuare con questo playoff e niente, guardiamo in avanti. Cioè, da limitare al massimo gli errori o le sbavature, comunque quello che non è funzionato, e poi playoff sta succedendo in questa prima giornata di tutto, anche Firenze che ha battuto Conegliano, può succedere di tutto, insomma. Sì, beh, sicuramente qua, ripeto, come ho detto varie volte, questo è un campionato equilibrato dove ognuno può battere qualsiasi squadra del campionato, quindi noi dobbiamo avere pazienza in questo momento, sapere che Bergamo sì è avanti, però non è impossibile, anzi è molto fattibile, noi siamo una squadra fortissima, dobbiamo regolarci un po' negli errori e stare con la testa fredda nei momenti caldi della partita e lottare sempre fino alla fine. 10 giorni possono aiutare più a cancellare un po' la sconfitta o magari mettere più pressione, secondo te come la vedi? Beh, io innanzitutto la vedo un attimo che possiamo lavorare su di noi, sicuramente un po' di riposo ci vuole, almeno un giorno che prendiamo fiato e ci serve sicuramente, però poi abbiamo 10 giorni, come hai detto, di lavorare su noi, sul nostro gioco, che adesso in questo momento è fondamentale per poter continuare con questo playoff.